Mister La Face è sfiumata l'ennesima vittoria casalinga, è caduto anche l'imbattibilità per quanto riguarda le reti subite. Ovviamente questo passa in secondo piano. Comunque sono andati via 2 punti che potevano essere in cascina per il Bocale quest'oggi, che ha giocato tutto il secondo tempo praticamente con l'uomo in più. Non è riuscito però a chiudere la partita e la Bovalinese, approfittando di un momento particolare, diciamo, della partita con un calciatore a terra, è andata a segno. Noi siamo stati ingenui perché purtroppo abbiamo patito parecchio di ingenuità perché nell'azione del loro gol abbiamo preso un gol su un liscio clamoroso del nostro esterno destro, lo devo dire, è una palla dalla panchina si deve leggere, sono 60 metri per leggerla. Nello stesso momento Zagra aveva subito l'ennesimo pugno cazzotto del numero 2 loro. Però purtroppo quando si gioca, quando ci sono questi arbitri, purtroppo permettono tutti loro in questo campionato tedesco a tirare i pugni oppure a fare calci, a fare minacce dentro il campo, a fare qualunque tipo di gioco violento sugli avversari, perché lì l'avete visto tutto anche voi, c'è stato un cazzotto a gioco fermo su Zagri, noi ci siamo fermati e abbiamo preso il gol. Sulla partita abbiamo fatto la partita più brutta dell'anno, mai lo so. Noi siamo arrivati e hanno giocato 2 giocatori in grosse condizioni precarie come Peppe Fuad e Secondi. Abbiamo racimolato con grande difficoltà di trovare un giocatore per farlo sostituire. Purtroppo noi quel rischio di Mercurio, lo ripeto sempre, e Postorino non le possiamo regalare a nessuno. Avete visto, eravamo 18 anche in panchina, oggi in campo, per cui il problema non esiste. Il problema è che noi, in un momento di stanca, un momento di difficoltà, in cui praticamente non stiamo facendo quello che facevamo prima. Purtroppo sono delle situazioni che abbiamo giocato ogni 3 giorni, nell'ultimo mese ci siamo allenati pochi. Infortuni e malattie. E ci colpiscono in continuazione, quindi purtroppo dobbiamo prendere questo gol per buono, anche se noi abbiamo fatto il gol su un gol che ce l'ha regalato il loro portiere, però abbiamo avuto subito il secondo gol per chiudere con Secondi. Non indoviniamo nemmeno le palle giocate più facili, lì se vai sul 2-0 la partita finisce, però è andata bene così, è andata male, pazienza. Allora, mister, avete raccolto un punto importante in trasferta, avete interrotto anche la striscia di risultati positivi del Bocale, siete riusciti anche con l'uomo in meno ad imporre un certo ritmo al secondo tempo e trovare il pareggio, addirittura nel finale avete cercato di vincere la partita, avete avuto l'occasione per farlo. Sì, secondo me siamo partiti un attimino contratti. Io voglio dire una cosa, abbiamo attraversato una settimana particolare insieme ai miei ragazzi, una settimana che secondo me tra 24 ore e 48 ore, se devono venire fuori le cose, verranno fuori. Questo è un gruppo di uomini prima che di calciatori. E siamo partiti contratti, a me non me lo toglie nessuno di testa per via di quello che ci è successo in settimana. Secondo tempo ci siamo messi a posto, una volta in 10 poi secondo me abbiamo comandato la partita in lungo e in largo. Se c'era una squadra oggi che doveva vincere era la Bovalinese, non mi pare che il mio portiere non è stato mai impensierito, purtroppo è incappato in un brutto infortunio, può succedere, è un grande portiere e pazienza, però abbiamo imposto il nostro ritmo al Bocale, grandissima squadra che rispetto, però oggi onestamente uscire con un punto da qui anche in 10 a me dispiace. Comunque si affrontavano 2 difese fortissime, ma nonostante ciò non è stata una partita impostata sui tatticismi, si è giocata a viso aperto comunque per gran parte del tempo. Assolutamente, se si pensa che io in 10 ho lasciato in campo Crucitti, Figliomeni e Martino, vuol dire che la partita io la volevo andare a vincere, non ci siamo difesi, non ci siamo scomposti, abbiamo continuato a giocare sotto il profilo del palleggio, credo che c'è stata un'unica squadra, abbiamo preso l'ampiezza quando c'era da andare l'ampiezza, secondo me è venuta come l'abbiamo preparata tra giovedì e venerdì, perché è inutile stare lì a ridire quello che ci è successo martedì e mercoledì. Adesso ho un appuntamento con la società tra stasera e domani sera e vediamo le sorti di questo mio gruppo, che è un grande gruppo, un gruppo di uomini, e spero tanto che me lo tengano intatto, perché se rimaniamo così credo che non ci saranno problemi ad andare poi a raccogliere quello che è una salvezza per una matricola come noi.